Il borgo di Buttigliera deve la sua fondazione, avvenuta tra il 1264 e il 1269, ad una disputa fra i borghesi di Asti ed il conte Emanuele di Biandrate, terminata con la vittoria degli astigiani. Furono in particolare gli abitanti del borgo abbandonato di Mercurolio a trasferirsi e a creare il nuovo insediamento di Buttigliera. Nel secolo XV la cittadina prestò fedeltà a Filippo Visconti, governatore di Asti, ma nel secolo successivo, dopo una parentesi con gli Sforza, passò nel 1559 definitivamente sotto la dominazione dei Savoia, rinunciando alle prerogative del libero comune. Buttigliera conserva importanti testimonianze della sua storia, in particolare la chiesa di San Martino, presso il cimitero. Fu l'antica parrocchiale del borgo di Mercurolio, già testimoniata nel 1034. Passò quindi nel secolo XVI all'Ordine di Malta. La sua facciata è ottocentesca, in stile imitante il romanico, ma nell'interno vi sono ancora tracce di affreschi quattrocenteschi. La parrocchiale di San Biagio è di origini più recenti. Dopo un progetto richiesto all'architetto ducale Guarino Guarini non eseguito, l'edificio fu edificato nella prima metà del Settecento e completato dall'architetto di origini chieresi Mario Ludovico Quarini, che ne disegnò il coro, la cupola, la sacrestia e il campanile, terminato nel 1785. Altro edificio importante è la chiesa della Confraternita di San Michele, la cui architettura è dovuta al grande architetto torinese Bernardo Antonio Vittone, che la fabbricò nel 1758. Non molto lontano sorge tuttora il settecentesco palazzo dei Conti Freilino di Buttigliera, noto per la presenza, nel XVIII secolo, di un orto botanico tra i più importanti del Piemonte per varietà e rarità delle piante.